Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video di Formula 1 2019 per portare avanti la nostra stagione con il Gran Premio di Gran Bretagna. Allora, ho avuto un piccolo problema con le registrazioni di prove libere e di quella sfida, per cui mi è saltato tutto, purtroppo, ecco perché non avete visto niente su Extra Falco. Però insomma, niente di trascendentale. Le prove libere sono state un po' un disastro perché ho aumentato la difficoltà a 65, in modo tale da, insomma, portare il livello un po' più su, e mi sono trovato abbastanza male, considerando anche che il circuito non mi è proprio congeniale al massimo. Per cui prevedo un'esperienza un po' meno gloriosa di quella vissuta nell'ultimo episodio, però proviamoci, insomma. Allora, quello inglese, come vi dicevo, non è un circuito che ho trovato molto affine alle mie caratteristiche, però magari, ecco, già. Io faccio sempre questa frenata inutile alla prima curva. Mi basterebbe andare tra le prime 10. Comunque, aver aumentato di circa 10 punti rispetto all'ultimo Gran Premio è stata già una botta clamorosa, perché in prove libere i tempi sono stati decisamente molto meno straordinari. Dai, dai, dai. Stiamogli dietro. Poi, se dovessimo avere un buon risultato anche oggi, io ripeto, gara a punti, un punto. Podio, 5 punti. Vittoria, 8 punti più sulla difficoltà. Mazza, dov'è arrivato? Mi scatticchia oggi, non so per quale motivo. Dai, dai. Hamilton, sto a un secondo e tre da Hamilton. Che ce lo sta, Fin troppo valido il risultato per ora. Mi sa che so un bel po' di più di un secondo e tre. Anche se qua mi sa che ho ripreso qualcosa. Quanto c'ho? Bel lavoro. Beh, dai. Poteva andare peggio. Ma aspettavo una cosa molto più drammatica e trucida. Invece, alla fin fine, ce la siamo cavata. Un po' niente nella trascendentale, ma ripeto, poteva andare molto peggio. Quindi, abbiamo vinto a livello da combattere. Porca miseria, su. Bene. Una bella scarica dei punti. Allora, bene così. Oh, abbiamo preso un bel po' di. Ben fatto. È stata una buona qualificazione. Allora, io adesso in ricerca e sviluppo ho messo a sviluppare la potenza del motore. 3 settimane. E sti 400 me li tengo per futuri sviluppi. E andiamo alla gara. Vediamo come va oggi. Dunque, io sono onestamente più orientato verso il pit stop preventivo al settimo giro piuttosto che al nono. E vediamo come va. Dai, ci voglio credere. Dai, dai, dai. Ce la possiamo fare. L'importante è stare fra le prime 10. Porca miseria. Si sa come ho fatto a non piallo, eh? Porca miseria. A Gasly. Stai a diventare il mio incubo peggiore. Calma. Vettel è già. Abbiamo già distanziato. Porca miseria, no. E poi. Vabbè. Ho perso aderenza. Non so per quale motivo. Ero convinto che lo stavo per prendere. Mi sono levato e ho perso un attimino di vista il tracciato. Vabbè. Dai, 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 dai. Rimontone. Sto facendo dei lisci alla Final Destination. Ancora finita. Mantieni la concentrazione.
Sono poco reattivo sulle curve, però questi me li magno, dai. Dietro non c'ho nessuno, su. Sto facendo una fatica incredibile a fare sorpassi oggi. Dai, dai. Un paio me li magno sul rettilineo, spero. No, manco per niente. Aia. Vabbè, oh, può capitare. Se te levi. Hai urtato l'ala anteriore. Il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Ma non giro più, c'ho questo piccolo problema. Vabbè, oh. In fin dei conti siamo pur sempre l'uomo chiamato contatto, eh. Non dimentichiamolo. Una trambata di proporzioni bibliche proprio. Quanti giri so? 13, ha voglia ancora. Quanto è lunga. Non mai che ci ho appizzato per settimo. Butler, vieni qui che ti devo parlare. Devo dire una cosa molto molto importante, Butler, vieni qui. Vieni qua, Butler. Ciao, misera. Avevo fatto un grappiamo troppo bello l'altra volta. Non poteva durare, in effetti. Non giro più! Dai, dai, dai! Buona, buona! Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo, okay, nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Sto perdendo una cifra, Butler. Dai, dai. Io odio sto circuito con tutte ste curve inutili dappertutto. Capirai. No, 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 non si può passare qua. Non si può passare. Mi stanno a far chiusone, mi hanno toccato. Aiuto. Butler. Mazza, l'ho tenuti però, eh. Ho tenuti bene. Non so bene come abbia fatto, ma sono costretto a lavorare in folle, in curva, in una maniera che voi non avete idea. Comunque sta traiettoria mi segnala delle frenate che non esistono, eh. Mi fanno perdere solamente un sacco di tempo su quello che ho davanti. Troppo, troppo frenato. Allora, i box sono qua, quindi ricordiamocelo. Comunque finché non vada i box, mi sa che sott'ottava posizione a battere non si riesce a levarla. La cosa buona è che sono migliorato un po' io rispetto alle primissime gare, perché se mi immagino di fa sta gara con l'alettone rotto tipo le prime 2-3 volte, starei già con la macchina sfasciata. Adesso bene o male un po' la sto ottenendo, con fatica, ma la sto ottenendo. L'esperienza un minimo paga. Dai! Sciala miseria, vabbè, io provo. Tanto c'ho cosa in box, fa un po'. Facciamoci un giro con miscela grassa.
giusto per vedere se andiamo. Consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Va bene. Calma. C'ho qualcosa che si sta consumando tantissimo da quel che vedo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Qualcuno mi ha toccato di nuovo. Butlerino. Non te n'annà, Butler. Sei troppo lontano. Questa parte qua del circuito me la gestisco bene. È il resto che faccio una fatica. Comunque credo che 65 potrebbe essere la mia difficoltà giusta. So che ne pensate voi, ma credo sia un valido ostacolo. Di più ho paura che farei fatica. Comunque, quinto giro. Dai, dai, che ho guadagnato qualcosa, me lo sento. 0-2, vabbè. Se potessi mettere il DRS... Ma che fai? Mi stringi da infame? Allora... I giudici di gara, questo che è il figlio di qualche giudice. Se sta accollato a un quarto d'ora, non te faccio passare. L'auto davanti, 3,8 secondi. Dai, dai. Bruttissima sta curva. Ho perso l'inferno, ho perso su sto punto. Ah! Te devi levà. Ah! C'ho veramente la macchina senza servosterzo, mi sento. Butler! No, che mi faccio il pit stop, vi faccio vedere io. Giri proprio però. No 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 no. Oh! Han fame. Ma che. Limiti dalla pista superati. Ma ha preso un pieno. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Ho capito. La fai facile. Stai seduto. Che te frega. Miseria, mi sta a fa. A costo di farmi ammazzare, non mi faccio superare da ultimo. Mi dispiace. Attacchi a Hulkenberg. Ok, vediamo se riusciamo a raggiungere il pilota davanti a te. A 5 secondi di vantaggio. Se mi mettete apposta la macchina, sì. Dai, dai, dai. Mi serve un super box, box, box adesso, eh. Dov'è l'entrata dei box, box, box?
Gli ho preso 0,5 comunque, eh. Fermati ai box. Arrivo. Fatter botto ai box. Ma perché è così lento l'ingresso ai box? Vabbè. Ho perso 16... 20 secondi solo per entrare. Vabbè, andiamo su. Virtual safety car in uso. Rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual safety car in uso. Namo, namo, namo. Saremo in gara all'uscita dai box. Non dare gas. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Sì, vabbè, ma uno non può spendere un minuto per far... La strategia per fa una... di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Sì, ma sono ultimo. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. La virtual safety car sta per finire. Tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Ho capito. Ridimmelo. Ok, via libera. Bandiera gialla. Un'altra. A Ricciardo, ma te non c'è niente da fa. Su. Guarda quanto mi sta rallentando. Ma lui no, a bandiera blu ce l'ha lui. Ah già, io sto in... Levate un po'. Oh, Mossi che si gira. Dai, dai. Su. Ok. C'è una barca di gente ai box. Posso guardare quanti ne ho superati, ma penso parecchi. Sto dodicesimo, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Oh, comincia, eh. Te prego, comincia. Con sta storia del carburante che già te stai a collà. Dai. Arrivo, Butler. Sei mio, Butler. Perché mi glitcha? La davanti a te è rientrata per un cambio gomme. Ha montato gomme medie. Dai, dai. Che circuito del... De sta cippa che è questo? Non lo vedo neanche più, Butler. Ma non rientra più ai box, Butler. Okay. Stacco è 9,5 secondi. Dai, dai. Siamo decimi, è troppo poco. Dai. Ti prego. Tempo, dai, che finiscano i lavori sulla testata. Perché porca miseria.
La nostra ripresa è ridicola. Dai. La possiamo fare. Ma io sempre male sta curva. Su 5 secondi. Porca miseria. Non arriverò mai, Butler. Devo sperare che far botto. Lo farà? Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Oh! Dai. Ah, sono ottavo? Sono due boxanti? Dai che buona! La strategia di gara ha pagato. Io comunque se c'ho, se ho carburante per tre giri. Stacco dalla vettura che ti precede è 4,1 secondi. Gli ho mangiato 0,9, però devo fare veramente il mosso se voglio riprenderlo. Ho due giri praticamente, due giri e mezzo. Te vedo, Butler, te vedo. Ma perché scatta oggi? Ma perché? Rischio di far botto ogni volta che mi scatta il gioco. Dai. Pure le forze del male che stanno intervenendo contro di noi. Butler. No, ho riperso 0 0-0-8. Sul parziale. Ma qua 3-4 decimi di rilevo, eh. Vabbè, ho tagliato un po', dai. T'arrabbia. Buona. No, persa ancora. Vabbè. Butler. Almeno lui devo superarlo. Vabbè, gli altri ci stanno. Qua mi sa che gli ho levato un po', eh. Lo vedo. Carburante! Ok, d'accordo. Ma non ho detto pioggia, ho detto carburante! Boh. Te vedo, Butler, te vedo! Mi sento molto attivo da Independence Day alla fine, aia! Niente, sta parte del circuito non mente. Miseria. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Come? Ma com'è possibile? Sei all'ultimo giro. Ma mi basterà il carburante? Io devo spingere come un assassino, non ce la faccio se no a superarlo. Te vedo, Butler, te vedo. Sciala miseria. E fallo un errore, oh. Ma che c'hai, l'autopilota? C'ho pure la miscela standard, ma che vuoi di più? Ce la posso fa'. Ci credo. Ce la posso fare. Porca miseria. Presa malissimo sta curva. Niente, ho perso.
Addio. Ma perché? Ma perché la piglio sempre così? Ma perché? Sto finendo la benza! Porca miseria! Ma perché? Andiamo in miscela magra. Se ci avessi avuto mezzo secondo in più per superarti, mannaggia a te. Vabbè. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Vabbè, dai, poteva andare peggio, su. Tutto, però io devo fare qualcosa per sta miscela. Perché ci finisce sempre tutto? Perché? Non c'ha senso che finisca sempre la benzina ogni 3 secondi. Cioè io non posso vivere con st'angoscia ogni gara. Ottima giornata. E tu che ne dici? No! Dico di no. Tra te e Devon oggi. Pensi che riuscirai ad avere la meglio in questa battaglia? Alla fine mi scelgo il migliore. Deve essere una soddisfazione riuscire a battere il tuo storico rivale di Formula 2. Ma mi ha battuto lui. Vabbè, facciamo i complimenti ai tecnici. Il tuo ex compagno di scuderia ha fatto dei grandi sorpassi oggi. Ha imparato la tecnica da te? Con questa macchina e questo team spero di avere ancora qualche lezione da insegnargli. Conosci lo stile scattante e aggressivo di Devon? Hai qualche consiglio per i piloti che ha superato oggi? Ma che... Andate più veloci. Ti ringrazio. Che domanda è? Ma quei giornalacci del quarto ordine che fanno le domande intelligentissime su situazioni normali, ma vabbè. Lasciamo perdere. Allora, vabbè, siamo con Butler, l'abbiamo vinto. Con Kimi stiamo in vantaggio. Però diciamo che Silverstone non si è rivelata una pista particolarmente fortunata nel complesso. Poteva e doveva andare un pochino meglio. Perché ho concluso. Beh. Comunque, raga, io direi che 65 potrebbe essere un livello buono da mantenere. Risultato eccellente oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo per il rinnovo del contratto. Verso la prossima sfida. Ottimo lavoro. Penso che l'auto possa dare di più. Ho vinto un gran premio la settimana scorsa, ma che vuoi? Veramente, le comiche. La prossima sarà in Germania. Bene, che gioia. Non mi ricordo il circuito com'è. Dovrebbe essere abbastanza gestibile in realtà, ora che ci penso. Non mi ricordo grandi curve a gomito in Germania. Poi magari è pieno, perché la mia conoscenza della Formula 1 è abbastanza limitata. Comunque, che dicono? Aggiornamento obiettivi. Allora, finisci nono o meglio? Vabbè. Carl chiacchiera troppo. Il tempo sarà bello. Aggiornamento sviluppo. Me fate vedere un attimino come procede. Che è qua? Oh, vedi, il mio valore ormai è superiore a qualsiasi altro obiettivo. Allora, che ne pensi di questo? Che ne penso? No, tocca fare qualcosa per la benzina. E consumo carburante. Io voglio fare questo. Non disponibile. Devo aspettare che finisca. No, allora aspettiamo. No, dobbiamo fare qualcosa per consumo di carburante, ragazzi. Non si può andare avanti in questa maniera orribile. Dunque, io vorrei cambiare la testata. A parte che. No, le batterie. Io la cambierei. Non comporta penalità. Oh, vedi che. E
No, combustione interna, vabbè, qua ancora ancora si può fare. Cambio va bene, qua sì. Allora, la classifica al momento ci vede al settimo posto a 57 punti. Dietro a Ferrari, Mercedes e Red Bull. E diciamo che siamo ben oltre le nostre capacità, però costruttori siamo quarti a 58. Poteva andare molto peggio nel complesso. Per cui niente ragazzi, io per adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sperando che la Germania non si riveli un luogo infernale per noi, perché se sa mai.